decisioni che stanno maturando in Europa sono sicuramente d'aiuto a risolvere l'annoso problema di come aumentare gli investimenti nei paesi che hanno difficoltà economiche e anche di bilancio. Bisogna però che siano poi conseguenti fatti alle intenzioni e quindi bisogna che il lavoro del governo non si fermi ma continui. Noi abbiamo bisogno di investimenti per sostenere una possibile ripresa e da questo punto di vista è chiaro che con la manovra di bilancio dell'autunno bisognerà risolvere insieme dove trovare le risorse per sbloccare investimenti che servono al Paese e creare occupazione, come sistemare in maniera equa le partite relative all'alleggerimento fiscale secondo un principio di equità e quindi come dare una prospettiva a un Paese che ancora non è uscito dalla crisi e che giorno dopo giorno conferma una drammaticità della propria condizione del sistema produttivo e nel campo dei servizi. Credo che non dobbiamo illuderci che entro la fine dell'anno il Paese possa riprendersi, dobbiamo lavorare da qui alla fine dell'anno perché con la primavera possa anche riprendere effettivamente la nostra economia. Sono 6 anni che stiamo andando male. Stiamo toccando il fondo, dobbiamo aver toccato il fondo e dobbiamo risalire. Zanonato dice che però siamo vicino all'orlo della crisi, siamo vicino al baratro. Non ho detto le mie cose, non rispondo ad altre osservazioni. Lo strumento delle primarie non è secondo me sempre necessario, ma quando è necessario si può e si deve fare. L'Aquila aveva rapporti con Firenze da tantissimi anni, anzi anche grazie a Firenze l'Aquila è diventata molto importante nel XVI secolo. Non so, Renzi ci può dare una mano? Beh, ma io spero che Renzi dia una mano, dia soprattutto una mano Letta, dia una mano tutti i ministri, dia una mano tutti coloro che hanno una responsabilità oggi di sostenere e risolvere i problemi di questa città. E dare una mano al PD, Renzi? Ma è del PD, non è che dà una mano al PD, è un sindaco del PD, è una personalità del PD. Non è contrapposto, ecco questo voglio dire. La sua richiesta che chi vince il congresso deve essere anche premier? Ma è inutile parlare adesso con tutti i guai che abbiamo qui, di problemi che onestamente non mi sembrano particolarmente importanti. Che è precipitata, no, quel, vabbè, ma... gli imprenditori sono, noi siamo il primo paese europeo solo, che ha rapporti commerciali. No, il problema dell'Egitto naturalmente preoccupa perché si vedono i limiti di quel processo democratico. Alla fine che cosa esce fuori? Che sia quando è caduto Mubarak, sia quando ha vinto Morsi per il 51%, sia quando adesso è caduto Morsi, chi ha deciso in realtà non sembrano le piazze, ma nella sostanza l'esercito. Cosa ne pensa della questione Lolli Legnini all'Aquila, del fatto che delle forze produttive hanno chiesto di fare spazio a un aquilano? Sì, non la metterei come se fosse un derby calcistico. Da una parte c'è un'esigenza, di cui capisco il senso, di rappresentanza di una realtà così piena di problemi e dall'altra parte ci sono altre esigenze di cui tener conto, quindi sarà una questione che discuteremo nelle sedi di partito. Soddisfatto del pacchetto lavoro del governo? Pacchetto di lavoro per quello che c'è sì, però manca, perché non basta soltanto ridurre il costo del lavoro dei giovani, se tu poi non rilanci gli investimenti, non rilanci la domanda, corriamo il rischio che il lavoro costi meno ma che il lavoro non ci sia lo stesso, quindi va completato, in parte vediamo questa apertura di Bruxelles di ieri se è reale per una situazione come la nostra, ma va affrontato con una politica di stimolo agli investimenti. Senza investimenti non c'è crescita, non, è inutile che giriamo attorno, il cuore del problema sta là. Questo discorso riguarda anche l'Aquila, la partita, la ricostruzione si gioca a Bruxelles. No. Sì, ma anche all'Aquila si gioca sugli investimenti. Il sindaco... Se decidessimo all'Aquila che il costo del lavoro fosse uguale a zero, ma non ci fossero gli investimenti, quel costo del lavoro sarebbe puramente virtuale. Quindi il cuore del problema delle politiche di anticicliche, come si dice, sta lì, come stimoli gli investimenti, come stimoli il mercato, come stimoli i consumi. Se non c'è questo... Ma teoricamente può averle, perché è chiaro che è una cosa che rompe un muro, quello per cui non si poteva mai far nulla. Però adesso si tratta di vedere se questa apertura è reale, quanto è grande, quali sono le condizioni, perché spesso Bruxelles ci ha abituato
a dire una cosa e a trovare dei codicilli che poi ci impediscono di fare quella cosa. E voi siete un esempio preciso di questa situazione. Ha avuto modo di valutare la proposta dell'economista americano Warren Moser, che è stato con Massimo Cialente al Ministero del Tesoro? No, ancora ha avuto modo. Soltanto di pane in frasca, Grillo al Quirinale, ricevuto ufficialmente? Beh, ha chiesto un incontro, essendo il leader di uno dei partiti, movimenti presenti in Parlamento, il capo dello Stato giustamente lo incontra. Senta, mi fa, non è che nel PD c'è ancora bisogno di mediazione, quindi il prossimo segretario potrebbe essere tra lei, come è successo in un altro campo per Napolitano alla presenza della Repubblica? Guarda, ognuno deve fare il suo lavoro nei tempi che si è dato. Quindi no. Sì, buongiorno a tutti. Abbiamo fatto una riunione sostanzialmente di lavoro, operativa, per vedere in che modo aiutare quello che secondo me è un vero e proprio dovere morale e politico, e non parlo soltanto per il Partito Democratico, cioè un dovere morale e politico che dovrebbe riguardare tutto il Paese, quindi tutti i partiti e tutta l'opinione pubblica. Cioè quella di ricostruire nel tempo più breve possibile, nel modo migliore, l'Aquila e gli altri comuni colpiti dal terremoto. In questa riunione io ho ricordato perché siamo arrivati in queste difficoltà, ed è bene non scordarsi. Noi siamo arrivati in questa difficoltà perché per la prima volta nella storia degli eventi traumatici legati ai terremoti, quando ci fu il terremoto all'Aquila e negli altri comuni, il governo del tempo non volle fare quello che si era sempre fatto fino ad allora: assicurare attraverso l'intervento dello Stato le risorse necessarie per ricostruire le città e dare ai cittadini, privati di tutto, una speranza sul loro futuro. Naturalmente la cosa poi fu aggravata dal fatto, anche qui a differenza degli altri terremoti, che la zona colpita è una zona particolarmente estesa. Negli altri terremoti abbiamo avuto nella sfortuna la fortuna di avere tanti piccoli centri colpiti, dove i processi di ricostruzione sono più facili. Quando viene meno un intero centro storico, uno dei più grandi fra l'altro d'Italia, assieme, è come la vicenda del terremoto di Messina del 1908, cioè devi ricostruire tutto, ma è naturalmente non solo più costoso, come è evidente, ma è anche più difficile. Quindi questo è l'antefatto che ci porta alla situazione di oggi, ed è bene che ce lo ricordiamo. Ora, grazie al lavoro degli amministratori locali, dei parlamentari locali e anche del Partito Democratico, noi siamo riusciti per la prima volta da quel giorno ad avere un prima risposta positiva, individuando nel lavoro parlamentare con l'aiuto del governo una prima chip di risorse per dare un primo segno di ricostruzione. È chiaro che questo chip non basta, come è evidente, come sanno tutti, ma è anche la prima volta che riusciamo a strappare finalmente un impegno concreto. A questo punto si impongono una scelta che per il Partito Democratico è chiara. Noi dobbiamo essere in condizioni come Paese, quando arriviamo alla manovra finanziaria, di decidere in maniera chiara quale strada finanziaria seguire per dare all'Aquila e ai comuni del cratere le risorse nella loro certezza e nella loro dimensione nel tempo. Le strade sono due: o si trovano gli strumenti in base ai quali, con le risorse disponibili, si può creare una leva finanziaria per arrivare al volume dei 10 miliardi, oppure lo Stato direttamente, nelle sue leggi di programmazione pluriennali, mette queste cifre nel suo bilancio. E quando arriviamo all'autunno, l'Aquila, le altre città, il Paese deve sapere quale delle due strade il governo decide di imboccare per dare ai cittadini, alle imprese, agli artigiani, ai giovani, a tutti coloro che non si rassegnano di vedere l'Aquila ancora così come purtroppo è oggi,
le risposte fondamentali. Quindi questo è l'impegno che questa mattina ho preso, abbiamo preso e sul quale abbiamo convenuto. Aggiungo che dobbiamo muoverci di più in Europa per togliere alcune situazioni che sono paradossali, come quella che si scambia per aiuto di Stato un rimborso fiscale a imprese che non esistono più e non possono lavorare, che se ci riflettete bene è un assurdo logico, concettuale, politico, e non è degno, devo dire, non solo della grande Europa, ma non sarebbe degno di qualsiasi paese civile. E questo va assolutamente rimosso, perché sennò si scambiano le cause per gli effetti. Non è che si fa concorrenza sleale perché si sono restituite le tasse. Si sono restituite le tasse perché le imprese non hanno lavorato. Che c'entra la concorrenza sleale con questo? Questo è un principio di salvaguardia, di buonsenso, di giustizia sociale, redistributiva, di attenzione a chi ha perso tutto. Non è un aiuto di Stato, è un aiuto sulla concorrenza, è un aiuto alle persone che facendo un'attività di commercio, di esercizio, di attività, ha perso tutto, non, è proprio un'altra fattispecie, inutile che ci giriamo attorno. È un assurdo e come tale il governo italiano deve andare in Europa e chiarirlo rapidamente, perché sennò davvero questa Europa viene vista come una prigione, ma soprattutto una prigione assurda, perché questo davvero sfiora l'assurdo. Anche sul resto abbiamo dato sostegno a tutte le iniziative, e quindi io spero che non ci sia bisogno che il sindaco dorma in una macchina o vada a dormire non so dove. Guardino. Preferirei evitiamo questa possibilità, perché dobbiamo invece trovare le soluzioni che anche grazie alle vostre battaglie, al vostro impegno, di cui devo dire non solo vi ringrazio ma sono anche orgoglioso di quello che state facendo in condizioni difficili, e penso che tutto il Partito Democratico vi debba anche essere grati, perché anche in un momento di difficoltà, di fuga dalle responsabilità, c'è chi è rimasto in trincea a prendersi tutto, ma anche a rappresentare per tutti l'unica speranza in grado di designare, di definire un futuro accettabile. Una bruttissima storia questa, questo sì. Adesso abbiamo comprato e ci siamo messi a fare marketing territoriale. Facendo marketing territoriale siamo riusciti a trovare delle imprese che vengono. Ieri abbiamo firmato con l'affitto di questo modulo con un'azienda importante a Corfenix. Sono un investimento di 60 milioni di euro. Fondi inglesi, ciao, fondi inglesi. Ed è la della Wilm, non mi fa confondere, la Wilm. Questa azienda fa un'operazione, ci sono 5 stabilimenti al mondo che fanno questa cosa. Prendono tutti i computer ormai esausti, diciamo così, e li trattano. Attualmente vengono buttati al muro e ne ricavano le materie prime, in particolare i metalli. Lo scontro che ho dovuto avere, per dirti quanto è allucinante questo paese, abbiamo 100 milioni di euro per il rilancio economico e produttivo, non stava scritto nella delibera CIPE che c'era anche questa possibilità per avere nuove imprese, e non la volevano portare un'impresa che ha 60 milioni. Sono stato costretto a fare i soldi. Adesso, oggi pomeriggio, c'è la riunione con Trigilia, alla quale spero di avere finalmente il pass di un superamento di questa ottusità, di un rispetto alle libere CIPE, in cui addirittura si sta discutendo su un avverbio prioritariamente con i vertici del ministro. Ma se no andiamo lì e sfasciamo in Vitalio, tanto no. Noi ci andiamo e lo facciamo perché non abbiamo niente aperto. Adesso viene questa impresa, Talesse, e poi mi portate avanti. E abbiamo adesso Talesse Alenia, che abbiamo ospitato e che andrà in una sede che nel giro di un mese abbiamo dato la possibilità subito dopo il sisma di fare, che sarà uno dei più bei stabilimenti sicuramente europei, e anche qui abbiamo delle imprese che vogliono entrare, mentre nell'ex mensa, che era una grandissima e bellissima aula, e metteremo l'incubatore, le aziende con la fondazione. Tutto questo adesso è importante, perché gli altri finanziamenti? Perché avendo noi avuto questo 5% dei soldi del finanziamento che vanno sul rilancio economico e produttivo, noi possiamo avere la possibilità di ricreare lavoro, anche perché l'accordo, quando
un anno e mezzo fa questi vennero a dire noi vorremmo venire all'Aquila con questa offerta, dice che dobbiamo fare? Io disse mi dovete assicurare una cosa, che andate a esaurire tutti i lavoratori dell'ex vari polo elettrico, dei vari stabilimenti, perché noi pensiamo, cioè siamo caricati in questi anni in pochi questa vicenda col sindacato, finché ne resta ancora uno che non rientra a riavere un lavoro, noi non troviamo pace. Quando avremo fatto questa operazione, a questo punto chiaramente andremo a creare nuova occupazione, ma qui abbiamo giovani che stanno senza, perché non sono andati in pensione e così via, che stanno ormai, sono anni e sono fermi, e tra l'altro la cosa per cui è stato facile farlo è perché hanno un know-how importante, cioè non è che vanno a fare un mestiere ex novo, perché loro prima montavano e ancora meglio adesso sanno smontare. Oggi abbiamo organizzato un incontro in questa azienda con la provincia per la formazione professionale. Se oggi Trigilia smuove questa interpretazione dell'avverbio, perché sennò è da morire, già a ottobre potremmo avere i primi lavoratori che partono con i corsi di formazione. Possiamo prendere le macchine anche e addirittura quindi alla fine dell'anno parte, perché loro vanno in mobilità, eccetera. Però questo è per far capire una cosa che io dico al segretario. Quello che dicevi prima tu, a proposito di un'ottusità ormai di questi mandarini, è allucinante. Sono loro che devono stare al servizio del paese, non questa casta che si è creata, che è inamovibile, rispetto alla quale un ministro, un segretario di partito, un sindaco, una sola arma, spesso nel mio caso, il Parlamento. Il Parlamento in assoluto, ha una sola arma, quello è minacciare di andare lì a ribaltare i tavoli, ma può essere questo un paese così? Comunque questo grazie al PD che si è fatta Posso questa cosa. Come signor segretario Pipani, lei venendo dal sindacato non venga a dire la poesia, non gliela risparmio la poesia, però niente, volevo dire due o tre cose veloci. Tutte queste persone stanno qua perché lei capisce che hanno bisogno di lavoro. Noi abbiamo delle problematiche ante terremoto e dopo terremoto, volevo dire due cose veloci. Uno, si ricorda il problema degli esodati, che l'abbiamo molto forte qua, quindi il problema degli esodati noi ringraziamo perché il PD, grazie alla legge Mancia, questo discorso degli immobili, quindi si può discutere su questa cosa. Un altro discorso che vogliamo anche farle, noi abbiamo Gianni Rolli, io non sono del PD, perciò il mio discorso è molto, molto disinteressato. Abbiamo una persona che prima e adesso veramente ci sta dando una grossa mano. No, una grossa mano, quindi noi siamo molto scocciati che insomma che stia fuori, veramente molto scocciati, perché abbiamo bisogno di gente che ci ascolta, che ci sta vicino, e lui l'ha fatto e lo sta facendo stando. Per cui questo lo volevo dire francamente, senza entrare di antipolitica. No, io non voglio entrare nei meandri, guardi, non voglio. Di solito, cioè, questa è una bella non cosa. Non voglio entrare nei meandri delle cose. No, ci dice, no, contro la politica. No, bisogna. Invece qui no. Io sono onesta, bisogna dare a Cesare che di Cesare, dire di tutto. E una cosa le chiedo, quello che può fare su questo discorso che il sindaco adesso ha spiegato. Noi abbiamo bisogno di fatti, perché qua ve le dico sinceramente, mi permette, noi gli ex voti di segretari, qua anche i suoi Bersani, Passino, non risparmiamo niente, mancava lei, poi diciamo anche a Renzi, non è quello il problema. Il problema è abbiamo bisogno di fatti. Quello che può fare lei, io non lo so, lei è il segretario di un partito, non è il capo del governo, però in queste ci aiuti a quello che stanno facendo loro. Questa mattina abbiamo discusso esattamente di questo. Abbiamo bisogno di partire, dare un po' di speranza alla gente, perché la gente è rapidissima. Perché ha bisogno anche della mobilità che adesso arriva. Eh sì, c'è il problema, il secondo anno di Misci, quindi non possiamo correre il rischio che questi se ne scappano. No, è un lusso che non ci possiamo permettere all'Aquila, è un lusso che non ci possiamo permettere. Quindi tutto bisogna fare affinché parte questo progetto, parte con pochi, non lo so, adesso vedremo il piano industriale. Parte con il numero. Il problema in questo momento è fermo, per farti capire. Allora, questi hanno fatto tutte le domande, solo che deve essere fatto l'esame da parte di Invitalia. Invitalia se ne esce dicendo abbiamo bisogno di 6 mesi, io gli ho detto che sono pazzi, perché 6 mesi sono i tempi loro, non quelli della gente. Però se ne va, anche perché deve ordinare le macchine, ho già ordinato le macchine in Germania. In Germania gli hanno detto guarda, queste macchine o ve le diamo entro la fine dell'anno, se no voi andate dietro e ve le daremo quest'altro anno.
quindi dobbiamo correre. Adesso la pratica sta in Vitalia. Se oggi mi danno l'ok che si può finanziare 11 milioni di euro di finanziamento e oggi devo andare a fare questa battaglia, noi possiamo partire subito, e quando partire subito vuol dire che già 60 di loro a ottobre fanno il corso, a dicembre entrano gli altri 60, poi si arriverà con la seconda linea, viene aperto, e noi arriviamo a 200 posti di lavoro che tu mi devi dire in Italia, dove c'è uno che ha, dove c'è una situazione che arrivano soldi dalla, no, avanzano posti anche per altri. Poi non so se lei si è guardato intorno, come può vedere, noi facciamo parte di quella fascia d'età che purtroppo non rientra nei piani del governo, che chi ha giustamente punta sui giovani, non rientriamo nella fascia d'età della pensione, siamo tutte persone con famiglie e quindi questa per noi è l'ultima possibilità. Noi sono 8 anni che andiamo avanti con questa situazione di cassa integrazione, adesso mobilità, quindi questa per noi è l'ultima spiaggia, o va avanti questo o noi siamo fuori dal mondo del lavoro, dal mondo della pensione, siamo pronti con la valigia sotto il letto ad andare chissà dove. Insomma, ci dispiacerebbe che dopo aver penato tanto per vedere la ricostruzione delle case siamo costretti poi ad andare via. Forza lavoro c'è, l'azienda c'è, quindi manca solamente l'ultimo tassello, è importantissimo, non c'era un problema sociale, che tra virgolette burocratico, questa è la cosa allucinante. Non può essere, ricollegandomi a quanto detto sinora, è il discorso dell'antipolitica e dei non risultati. Per noi l'antipolitica è bloccata appunto da questi problemi burocratici, di signori che non sanno le problematiche che ci sono qui dentro. Il comprensorio è molto vasto e fino a qualche tempo fa pullulava di gente. Era il motore trainante dell'economia aquilana, che adesso è distrutta dal terremoto e dalla crisi industriale. Perché soprattutto da parte nostra, da parte mia, ci sta questa sfiducia nei confronti della politica, e mi rivolgo al segretario di un partito affinché sia, tra virgolette, portavoce, perché il fare alla fine premia e si vede chi sta facendo, si sta impegnando, ecco perché si identifica nella persona che si sta dando da fare. Adesso siamo veramente allo stremo delle forze, perché a fronte di una certa attività che si vuole fare, con tutto quanto questo a disposizione, e non si fa niente. Quindi ne potrebbe derivare anche un indotto, perché ad esempio stiamo già ragionando sulla possibilità, addirittura qui recuperiamo tantissimo vetro e ci sarà del vetro qua, stiamo ragionando già, perché poi si creano così i meccanismi, sulla possibilità di portare, sempre legata a questo imprenditore collaterale, la possibilità di fare delle lampadine particolari in LED. Quindi, come vedi, se ci lavori, non può essere il governo che mi dice ma no, prioritariamente non state sulla delibera CIP, ma cioè, è allucinante, l'unico posto in Italia dove abbiamo un investimento, abbiamo conquistato un investimento straniero di 50 milioni di euro, ma te rendi conto? Ma poi in una zona come questa è il problema. Un attimo solo, il modulo 1.